cominciamo a non chiamarli ragazzi, ma sono dei medici laureati in medicina e chirurgia e abilitati. E sono dei professionisti. Visto e considerato che stiamo celebrando gli 800 anni dell'università, non possiamo mettere in dubbio la formazione che questa università dà. E la specialità non è irrilevante, è fondamentale che ci siano le scuole di specialità, però è pur vero che comunque questi sono medici laureati in medicina e chirurgia. Dei 700 mutuati, che sto parlando di medici di base, che potevano avere, si va a 1200, questo è il percorso. Vuol dire che entrano nel vivo già da medici laureati in medicina e chirurgia nell'attesa di avere la qualifica come per la medicina generale. Però direi che da qui a dire che la salute dei cittadini è messa a repentaglio, decisamente no. Sono gli stessi medici che suonavano al nostro campanello di casa e rispondevano come USCA durante il Covid. Lì in quel momento nessuno si è posto il problema che erano medici laureati in medicina e chirurgia. Allora, la nuova legge del Veneto è semplicemente, ancora una volta, il primato che come regione abbiamo per una richiesta che assieme a tutti i miei colleghi nazionali, da destra a sinistra, da nord a sud, abbiamo fatto al governo. Quindi chi dice che questa legge è una legge di parte o altro, è la volontà di dare una risposta. Questi sono medici laureati e abilitati, è giusto che questo percorso venga portato avanti assieme a loro, senza screditare le scuole di specialità, senza screditare i professionisti diciamo senior, però è pur vero che, voglio ricordare, io sono quello che nell'estate 2018 fece la famosa delibera per assumere tre medici laureati e abilitati non specializzati da mettere in pronto soccorso.